di cosa parliamo? Allora, un tema che a me interessa è il destino delle persone che dipendono da sostanze nell'ospedale generale. Cioè, una parte ingente della popolazione ha una dipendenza, intendo una dipendenza reale, cronica, chiamiamola biologica, non solo psicologica. Entra nell'ospedale generale e succede sempre qualcosa che non quadra, no? E mi chiedevo, ad esempio, cosa succede se una persona ha un incidente, se una persona deve fare un intervento urgente, un'operazione urgente e magari ha una dipendenza da alcol, da eroina. È qualcosa su cui voi, ad esempio, avete problemi, avete delle difficoltà? Se sì, che tipo di difficoltà avete? Noi come categoria come anestesiologica. Sì, anestesiologica, okay. Anche insomma in termini di, come si dice, rianimazione, ecco. Ok, ma allora, alcuni pazienti arrivano con delle diagnosi, o comunque riesci a risalire in qualche modo dai dossier che trovi, quelli storici, quelli registrati sulla cartella clinica elettronica, riesci a risalire ad accessi magari in pronto soccorso per problemi con l'uso di sostanze, altri sono totalmente misconosciuti. Se ci va bene, in qualche modo l'ultima assunzione di sostanze è abbastanza a ridosso del ricovero e quindi diciamo nel primo periodo di ingresso in ospedale non si vede, quindi magari come anestesisti che operano d'urgenza magari non ce ne accorgiamo neanche, nel senso che uno sta male, ha una dipendenza da opioidi, ha una dipendenza da alcol. Ha un'urgenza, viene operato abbastanza a ridosso dell'ingresso in ospedale, quindi passano poche ore di astinenza, trascorrono poche ore di astinenza e in effetti il problema poi si pone per degenze più prolungate. Una dipendenza che a mio parere è piuttosto problematica è quella da benzodiazepine, ti dico perché. Perché quando le persone arrivano in ospedale per qualche genere di problema è facile che un'ansiolisi la si dia, se ci sia una preparazione preoperatoria che include anche le benzodiazepine, e quindi le prime ore in ospedale, addirittura i primi giorni, una persona non se ne accorge e il paziente stesso magari che non sa neanche lui di avere una dipendenza alla fine, perché sono molte persone che onestamente non sono consapevoli, semplicemente perché non hanno mai interrotto l'utilizzo o l'hanno interrotto per periodi molto brevi e magari sottoutilizzandola ma mai interrompendola bruscamente. E invece, ad esempio, nel post-operatorio, nelle famose 36-72 ore, credo che sarebbe interessante vedere quanti delirium possono essere attribuiti anche a astinenza da benzodiazepine, magari non grave, specialmente in anziani che sono affidati a badanti, familiari, che quindi gestiscono loro le terapie, lo stesso anziano può non essere consapevole di questa dipendenza, per non parlare poi della dipendenza da alcol o da opioidi, che effettivamente in quell'arco temporale può manifestarsi, ecco. In effetti il delirium è un problema molto sentito, e per delirium, per chi lo sente e sente la parola delirium per la prima volta, non si intende il delirio psichiatrico, ma si intende una sorta di insufficienza mentale acuta, un momento di acuta confusione che in genere è legata alla malattia che causa l'ospedalizzazione, all'ospedalizzazione stessa, al fatto di essere allontanati dai propri contesti familiari, dal fatto di perdere alcuni dispositivi che aiutano nel entrare in contatto col mondo, quindi occhiali, quando si entra in ospedale magari non hai i tuoi occhiali o comunque te li tolgono, le proprie protesi acustiche, Quindi si innalzano le sorgenti di stress. Si innalzano le sorgenti di stress, quindi il delirium. Ecco, una cosa molto, molto sentita in questo periodo, il delirium, no? Spesso si pensa all'astinenza da una sostanza come causa di delirium, è assolutamente... Specialmente in certe vecchine, no? Dici, ma questa figurati non ha dipendenza, però le benzodiazepine sono molto frequenti. E un'altra cosa che può essere importante è la sospensione brusca di antidepressivi. La sospensione brusca è un problema soprattutto nei reparti in cui, e ci sono ancora, in cui le terapie, quelle psicoattive, vengono sospese bruscamente.
e non sono succede poi in tanti reparti. Succede in tanti reparti che non vengono considerate così essenziali, non viene considerato così pericoloso sospenderle. Comunque, come hai detto tu, all'ingresso in ospedale una benzodiazepina, o comunque se fai un intervento, un farmaco gabergico, quindi che comunque la sostituisce, no? Quindi tipo, non so, un propofol, se fai un'anestesia generale, lo incontri. Quindi effettivamente, cioè, ritardi, no? Il momento della comparsa del problema. Lo trovi nella famosa notte del terzo giorno in cui ti chiamano gli infermieri con apprensione per una persona appunto che ha una disabilità cognitiva acuta, con problemi di comportamento, manifestazioni comportamentali iper eclatanti, urla e strepiti vari, insomma, ma potrebbe... Tra l'altro la cosa divertente, non divertente ma comunque sconcertante, è che di solito appunto queste cose succedono di notte, quando nell'ospedale girano soltanto la guardia interdivisionale, ok, l'anestesista, se il posto ha la ginecologia, il ginecologo, cioè insomma, quando in ospedale non ci sono abbastanza medici, no? Per aiutare gli infermieri a far fronte a questi problemi, cioè reparti di gente non facile da gestire. Sì, in effetti c'è proprio una coincidenza anche circadiana abbastanza documentata in questo senso, sì, al buio, e quindi è un ulteriore elemento di angoscia, di ansia, di disorientamento, di mistero. Queste persone le interpretano magari con modalità paranoicali, no? O di timore, come spesso accade, specialmente nelle persone che transitoriamente hanno, come dicevi prima, sì, più che un'insufficienza, modernamente si dice disabilità cognitiva acuta, effettivamente... Lo volevo usare, un'insufficienza mentale acuta, ok? Anche se non è così preciso, per spiegarlo a chi magari può capire insufficienza cardiaca acuta, insufficienza renale acuta, no? Sì. Il delirium, se vogliamo pensarlo così, è un momento in cui la mente... Sì, da un punto di vista generale psicopatologico, il delirium è al crocevia tra disturbi da derealizzazione, depersonalizzazione e disturbo del pensiero, quindi è all'incrocio fra disturbo cognitivo e disturbi, chiamiamoli, della coscienza. Ecco, quindi è in quel crocevia pericolosissimo. E quindi io, nel senso, per farlo capire, uso questa parola, questa sorta di insufficienza mentale acuta, no? Perché bisogna stare attenti, perché se senti i familiari delle persone che hanno disabilità cognitiva, sì, partono con la... No, non intendo persone che ce l'hanno da lungo tempo, dalla nascita, parlo di... No, che proprio non si usa in teoria insufficienza... Sì, mentale, sì. Considerato un po' stigmatizzante, fra virgolette, anche se in ospedale si usa tantissimo. No, no, insufficienza mentale acuta intendo dire un organo che abbastanza repentinamente, abbastanza bruscamente perde la sua funzione. Ecco, insufficienza acuta in quel senso lì, che magari uno che ha l'insufficienza cardiaca acuta l'ha sperimentata, l'insufficienza renale acuta e l'ha sperimentata, capisce cosa vuol dire, che passi da un completo benessere a un tracollo. E questo è quello che succede con il delirium, che può essere sia agitato, cioè la sua versione con molta attività, sia la versione, diciamo, con... voi chiamate sintomi negativi. Sì, stupor, solitamente. Cioè, persone che fanno troppo poco rispetto al loro basale. Sì. E comunque le astinenze per noi sono un problema, anche perché fare una bella diagnosi non è poi così scontato. No, anche perché prevalentemente possono essere dati esclusivamente di tipo appunto anamnestico, quindi non facili da ottenere dalle persone. E, spesso questi dati vengono mascherati, spesso le persone magari usano dei trucchi, dei comportamenti di manipolazione per poi accedere a benzodiazepine, se le portano dietro, oppure addirittura nascondono l'alcol o veramente anche sostanze d'abuso e le riescono a portarle in ospedale. E diciamo che ci sono anche dati di laboratorio, ma che non sono così affidabili, perché ad esempio abbiamo sindromi microastinenziali da alcol, sindromi
eclatanti della benzodiazepina che tutto sommato non hanno un riscontro laboratoristico così netto. Accidenti, e quello è il problema, il fatto che non hai, che ne so, l'emocromo, no? L'esame del sangue che te lo, esatto, che te lo pizzica, no? Che ti aiuta sì, il se clinico. Sei fortunato all'ingresso e hai un sospetto, potrebbe essere un dato fondamentale ottenere un dosaggio della sostanza d'abuso sospettata prima che questa venga degradata e venga espulsa, però sì, non si è sempre così fortunato. No, e poi non si è sempre così, cioè, insomma, avveduti, no? Ci sono alcune circostanze inspiegabili, traumi, in cui non c'è niente di male a fare dei dosaggi di questo tipo, no? Sì, altre forme indirette di che potrebbero portare a sospettare la presenza di una dipendenza reale, organica, da sostanza, può essere gli esami sierologici, quindi vedere se ci fossero, però ormai non possono essere considerati affidabili più di tanto, però un'epatite C di natura, insomma, da determinare, di origine strana, un HIV positivo di origine strana, cose di questo genere, potrebbe essere un altro elemento da aggiungere nel puzzle per capire un po' meglio. L'ideale sarebbe avere un caregiver, un familiare, un convivente, un amico intimo che ci possa dare delle informazioni attendibili. Quello che mi chiedevo era anche se ci sai dare qualche dritta sui timing, ovvero il paziente entra e diciamo il sospetto ci viene dopo, quando lui ha dei problemi, quando lui o lei, il paziente, hanno dei problemi. In genere ci sono dei timing, degli intervalli liberi dai sintomi di astinenza abbastanza, come dire, fissi, no? Per le sostanze, giusto? Sì, quello sì, dipende anche dal livello di intossicazione, ma non solo, dipende anche da che cosa la persona, a cosa viene sottoposta la persona nel corso di ospedalizzazione. Se io utilizzo opioidi per il dolore, se utilizzo benzodiazepine per dormire, se utilizzo... Ti faccio un esempio, di recente mi hanno chiamato per un paziente che sudava tantissimo, okay? Che aveva scariche di eroiche, anche se lui diceva no, ma io sono andata di corpo bene, sono passata dal bagno, c'era tutto il bagno sporco, quindi evidentemente qualche scarica c'era stata, con delle pupille larghe come dei piattini. Ecco, quelle fondamentali, okay. Quindi super midriatico, sudato, tremante, bianchiccio, irrequieto, sì. Quello sembra oppioidi, astinenza d'oppiace. Ecco, ok. Casualmente è stata chiesta una consulenza, ok? E la consulenza, dopo 3 settimane di ospedalizzazione, circa 3 o 4, non ricordo, si è parlato di astinenza da alcol. L'alcol è altamente improbabile, diciamo, a meno che la persona non fosse stata trattata, no, ma in realtà è improbabile, a meno che non avesse con sé dell'alcol che poi è finito, diciamo, no. O allo stesso modo, ecco, è più facile invece che sia stato, come dire, tamponato magari da antinfiammatori, da antidolorifici oppioidi, dalla medicazione anestesiologica, cose di questo genere, che quindi... No, poi quindi dopo 3 settimane un'astinenza acuta da alcol in una paziente in che non si è portata... In assenza di assunzione è impossibile. Ok, impossibile. 36-72 ore là. 36-72 ore per alcol e benzodiazepine. Ragazzi, in ospedale non ci sono più le mense con l'alcol. Però le persone se lo portano. Se lo portano, però dopo 3 settimane, cioè se non hai qualcuno, se non hai qualcuno che te lo rifornisce. Sì, se non hai veramente una botte di brandy. Sì, poi ragazzi, non siamo in clinica, non ci sono le camere singole. Ultimamente ci sono camere da 2, cameroni. Poi in teoria l'odore di alcol si sente, quindi è abbastanza difficile riuscire a mascherare il proseguo di una quindi dipendenza. L'alcol è abbastanza, insomma, se la porta abbastanza avanti nel ricovero. Io entro... In teoria l'astinenza d'alcol dopo 24 ore già inizia a vedere i primi sintomi, però diciamo l'esordio del tremens, chiamiamolo, della grave sindrome astinenziale è appunto 36. Io ho usato per parlare con il personale infermieristico che era un po' interdetto, no? Perché appunto era passato il consulente, mi ha detto questa è un'astinenza da alcol, quindi passo io, dico no, questa è un'astinenza da opioidi e la tratto e gli dico sì, comunque l'astinenza da alcol ha un sintomo che non è un segno, che non è assolutamente fingibile, che mi avevi insegnato forse tu, che era la lingua che trema. Sì, quello, la lingua che trema a riposo, i tremori a riposo sono sicuramente presenti.
questo nell'alcol, nell'astinenza d'alcol, non c'è nell'astinenza da oppioidi, la lingua che trema. Ok, no. Quindi far tremare la lingua è difficilissimo. È molto difficile, sì, è un segno, chiamiamolo abbastanza patognomonico, non è detto che ci sia, ma spessissimo c'è. E inoltre bisogna stare attenti perché, insomma, se uno ha sospetto di astinenza da alcol, beh, stiamo attenti che l'astinenza da alcol e da benzodiazepine gravi è molto più pericolosa che l'astinenza da oppiace, cioè non è mai morto nessuno di astinenza da oppiace, ma di astinenza da alcol sì. Per cui, diciamo, se uno ha il sospetto di astinenza da alcol, bisogna indubbiamente intervenire con la terapia velocemente. Quindi diciamo che il sistema GABAergico è molto più fondamentale di quello degli oppioidi, diciamo. Sì, è connesso a molte funzioni neurofisiologiche, chiamiamole più vitali, ecco. Ok, quindi diciamo, quelli che si fanno di eroina, tra virgolette, in astinenza rischiano molto meno di morire di quelli che... Sì, ma lo sanno anche loro, nel senso che l'astinenza ad oppioidi è una sfida con te stesso. Basta vedere tre spotting, ti chiudi in una stanza, ti metti due secchi, ti idrati e insomma devi resistere volendola fare in autonomia, cosa che io sconsiglio, ecco, invece che seguendo una terapia di svezzamento più precisa. Quella da alcol è indubbiamente più pericolosa e anche quella da benzodiazepine è più pericolosa. Ok, quindi le nonnine che non sanno di esserlo, di essere dipendenti, sì, rischiano molto più di... Beh, l'anziano rischia di più in generale, certo. Bisogna vedere quante ne prendono, quante gliene vengono date, perché poi le benzodiazepine è un gioco a rialzo, quindi se un anziano inizia a non dormire veramente perché inizia a avere un'insonnia correlata a una assuefazione da benzodiazepine, bisogna aumentare la dose ed è facile arrivare a tante gocce anche nell'anziano. E spesso poi, se ci sono familiari o badanti che hanno fatto questo genere di terapia in autonomia, sono anche, si vergognano, sono titubanti a parlarne con i medici perché si chiedono ma come mai lei non si è mai reso conto di dare 80 gocce di Xanax alla sera o di Minias alla sera al suo familiare, al suo assistito, eccetera, eccetera. Quindi c'è un insieme di reticenza a dare dei dati che poi si trasmette dal paziente anche ai caregiver. Capito. Quando poi si parla di trattarli in maniera adeguata, no? Ecco, io notte di guardia, astinenza, ok? Io mi immagino di dover usare qualcosa... Astinenza da benzo? Da benzo. Ok. Astinenza da benzo. Cosa uso? Qualcosa che non è mia vita? Allora, piccolo trucco, tip. Quando una persona va in astinenza da benzodiazepine e è consapevole di essere astinente da benzodiazepine, quello è il momento in cui te lo dice. E se te lo dice, la cosa migliore è dargli delle benzodiazepine, possibilmente quelle che usa lui, evitare di... perché alle volte non c'è la stessa cross reazione, quindi benzodiazepine hanno varie funzioni, induccente, ansiolitico, miorilassante, anticonvulsivante, eccetera. E quindi conviene usare, se ti dice anche la benzodiazepina che usa, la benzodiazepina che dice è il dosaggio che ti dice lui per quella notte. Poi il giorno dopo si parla a bocce ferme su come, cioè, andare avanti. Se io vado avanti di Rivotril. Ok. Ok. E ho un problema con Rivotril. Cosa frequente, perché ormai il Rivotril è usato completamente off-label. Sapete che il Rivotril è l'unica indicazione per l'epilessia e non può essere utilizzato in altro contesto se non off-label. Se non lo sapete, sappiatelo, perché è un farmaco che ha una benzodiazepina molto potente. Vi spiegate quindi come mai questi boccettini di Rivotril ne hanno molto poche, perché non sono fatte per terapie a lungo termine, sono terapie che possono essere complementari ad altri antiepilettici. Quindi se usate Rivotril, mi raccomando, sappiate che questo può essere un problema nel lungo termine, eccetera, eccetera. Però se uso Rivotril, conviene che uso Rivotril, perché l'equivalenza fra Rivotril e diazepam può essere molto impegnativa di notte, ecco, cioè bisogna tagliare molte magari. Okay, poi quindi... il giorno dopo può decidere uno cosa fare per spezzare, oppure se usare il frumante, la terapia con frumante di lendovena. Però se uno non lo sa fare, va fatto in certi contesti in cui le persone sappiano cosa stanno facendo. Mediamente un reparto. Sì, è una terapia un po' più avanzata, magari si fa in psichiatria,
o magari anche in cliniche per chi richiede diverso tempo. Però in ogni caso una buona idea è quella sia di usare una benzodiazepina a lunga emivita, ottima idea quella lì, sostituendola, facendo l'equivalenza di potenza, perché e uno scoprirebbe che ad esempio, non so, 10 gocce, 50 gocce di Ribotil, persone che io ho già visto, devono fare molte più gocce di diazepam, ma proprio tante di più, quindi bisogna fare l'equivalenza giusta, ecco. Ok, non è che 10 vale 10 per qualunque cosa, assolutamente, com'è? No, assolutamente. Ma senti, ma ne approfitto, la parte invece sugli oppioidi, no? Ancora molte persone che lavorano in ospedale, soprattutto infermieri e infermiere, soprattutto di notte, si ricordano dei tempi in cui a quelli che andavano in astinenza da alcol si dava l'alcol. Ah sì, beh, ovviamente quella è una terapia, chiamiamola d'emergenza, che può andare bene, però grazie al cazzo, nel senso che quella lì non è una terapia, e ovviamente è un modo per placare la sindrome astinenziale. Ma ovviamente non credo che ci sia nessuna linea guida che dice di dare alcolici, trovare alcolici per pazienti in astinenza. No, a meno che non sei in una baita a 3000 metri, non hai altro che alcol, ovviamente. Okay. Sì. Noi penso abbiamo... a 3000 metri non si va in astinenza da alcol. No, perché a 3000 metri c'è il gelatino. Esatto. No, comunque, in ospedale tra gli antidoti c'è l'alcol. Okay, l'alcol, tra gli antidoti in ospedale c'è l'alcol, ma viene usato quando uno prende per esempio l'antigelo, ok, sì, si intossica con quegli alcoli, certo, tossici lì, non viene usato per no, fare certo, cocktail certo, in reparto. Certo. E quindi cosa uso? Benzodiazepine, solitamente si usano benzodiazepine che cross reagiscono. Si possono usare, cioè, solitamente ci sono anche altri farmaci, però diciamo mediamente si può iniziare con quelle modalità lì, che ci sono vari cocktail, ecco, diciamo, però mediamente si utilizzano le benzodiazepine, ecco, li chiamano così. Alla fine oppioidi, alcol e benzodiazepine sono un po' il grosso, no, delle astinenze. Beccassimo già queste due famiglie. Sì. Sì, indubbiamente sì. Ripeto però, è abbastanza sconosciuta l'informazione che gli antidepressivi non danno un'astinenza in senso classico del termine, quindi un'astinenza connessa alla tolleranza, però ci sono sindromi di rebound antidepressivi molto importanti, quindi interruzioni improvvise di antidepressivi, lo ripeto, in anziani, in persone che hanno una disabilità cognitiva, vecchio ritardo mentale, in alcuni pazienti psichiatrici che non sono consapevoli di quello che stanno prendendo, in magari altre persone che semplicemente hanno perso conoscenza e non sono in grado di fornire una corretta e completa lista dei farmaci che stanno assumendo. Beh, bisogna tener conto che anche l'antidepressivo, nuovamente con più o meno 24-36 ore di delay e spesso per molti giorni, più giorni che le benzodiazepine o l'alcol o gli oppioidi, può dare una sindrome di rebound che può nuovamente dare origine a un delirium. Mi viene in mente che tra l'altro questi sono pazienti che hanno una sfiga, nel senso che prendendo, essendo una terapia psicoattiva, gliela sospendi e quando vedi sintomi astinenziali o rebound, la sindrome da sospensione, il rebound da sospensione, tu dici, è la loro patologia psichiatrica di base che si affaccia. Potrebbe essere che alcune persone abbiano quell'effetto lì e quindi uno dice, chiede una consulenza. Però ripeto, molto spesso, bisogna ricordarci che c'è una stata, negli anni scorsi anche, nel presente, una sovrapprescrizione di antidepressivi, quindi semplicemente ci sono persone che non ne avrebbero bisogno. No, questo è un dato molto documentato e quindi è molto più frequente di quanto lo si immagina. No, intendo dire che purtroppo rimane, cioè, come non riconosciamo bene le astinenze da oppioidi, l'astinenza da benzodiazepine, l'astinenza da alcol, non capiamo neanche bene le astinenze da antidepressivi, perché sono in pazienti che tra virgolette stigmatizziamo e consideriamo, tra virgolette, proni ad avere sintomi. Sì, teniamo conto però che la becchina che si prende la sua sertralina o la sua, non so, paroxetina, non è così stigmatizzata, ecco, viene considerata abbastanza
Quindi insomma è comunque un elemento che bisogna valutarlo nella sua complessità. Che tipo un momento in cui ti capita di doverle sospendere o comunque hai dei problemi con questa sospensione quando devono fare della chirurgia addominale, no? E devono stare magari a digiuno, hai dei problemi con le compresse, hai dei problemi col transito, no? Sì. E cosa ci metto al posto se cioè, non riesco, non posso neanche sbriciolarli? Per 12-24 ore niente. Niente. Se è un problema, questa questione qua, tieni conto che quasi tutti gli antidepressivi hanno l'equivalente in soluzione. Molti, ecco, non quasi tutti una scemenza, però molti sì. Hanno un equivalente. Oppure puoi semplicemente sbriciolarlo, visto che, non lo so, una sertralina che non ha un equivalente in soluzione, se lo sbricioli e lo metti in un liquido e lo assumi in quella maniera lì, ecco, poco voilà. Liquido se voilà. Metti che hanno fatto una gastroresezione, cioè ci sono dei problemi a mandare giù. Quanti antidepressivi hanno un equivalente endovenoso? I triciclici e il citalopram, però non è facile trovarlo, spesso le citalopram triciclici e anche triciclici e citalopram. Ok, quindi non è così facile no. Però il citalopram può essere eventualmente un valido sostituto e coprire questi sintomi anche per altri SSRI, mettiamo una cosa. Okay. Però se uno ad esempio prende una duloxetina non ce l'hai né in soluzione né in dovene, eccetera. Però ripeto, 12-24 ore, che è quello che più o meno si immagina essere. Sì, oppure puoi fare una cosa, fare uno scalaggio graduale prima dell'intervento, quando l'intervento è pianificato. Quella è una cosa che meriterebbe di essere fatto. Ok. E soprattutto perché poi la persona è ospedalizzata, può riprendere dopo il farmaco. Oppure può essere un buon landmark l'intervento per vedere se effettivamente ne ha bisogno oppure no. Ecco, mettiamola così. Un'occasione per rivedere questo aspetto, vedere un po' come funziona la persona. Capito. Bene. Interessante e direi utile. Magari la prossima volta parliamo di qualcos'altro. Ok. Se vi interessa questo genere di contenuti, fatecelo sapere nei commenti e giù in descrizione. Ciao a tutti. Ciao.